Con Patrick Gatti, ala che si è confermata davvero di indiscusso talento, arrivati da IES, quindi comunque magari un girone più centrale, sei arrivato in questo girone meridionale che davvero ha riservato grandissimo interesse fino al termine, con delle sfide infuocate, no? In tutti i sensi. Molto, molto infuocate, assolutamente. Sono arrivato, sì, come hai detto tu bene, al centro Italia, non ero mai stato in Sicilia e ho trovato veramente un bel ambiente, un tifo molto caloroso. Comunque delle partite molto toste che abbiamo affrontato al meglio, lavorando duramente tutto l'anno, quindi è andata alla grande. Straripanti in casa, avete sempre difeso il vantaggio del fattore campo ricorrendo a gara 3, però davvero la forza delle grandi squadre si vede anche in questo. Assolutamente. Avete mantenuto sempre una coesione di gruppo fondamentale anche in dei momenti in cui tra infortuni o qualche assenza vi mancava qualche freccia importante. Assolutamente, siete stati bravi a rimanere solidi, a rimanere uniti nonostante vari infortuni e difficoltà. Sicuramente in casa quel nostro tifo caldo ci ha dato una grossa mano rispetto al fuori. Dopo due retrocessioni riportate Capodorlando in una categoria di alto livello. Una categoria nazionale, sì. Sicuramente si potrà ricostruire qualcosa di importante, è prematuro parlarne, però questo gruppo ha dimostrato davvero di valere tanto. Sicuramente, sì. Siamo riusciti in questa impresa a riportare Capodorlando in un campionato che lo compete. Sì, siamo, come ho già detto, siamo stati bravi a ottenere questa cosa. E adesso questa grande festa con i tifosi. Esattamente, adesso niente. Adesso festa grandissima col tifo, con la città. Grazie. Matteo Palermo, tu che hai praticamente Capodorlando nel cuore, no? E sei paladino di adozione, è stata un'impresa. Sicuramente aver difeso sempre in questi playoff il primo piazzamento in campionato è stato decisivo. Non siete riusciti a imporvi il trasferto, ma in casa siete stati davvero straordinari. Sì, hai detto tutto tu, abbiamo vinto il campionato arrivando primi, non è poca cosa fare primi nella prima fase, primi nella seconda fase, e quindi ci siamo meritati di avere sempre il fattore campo, e il fattore campo è stato un fattore in tutti i sensi, perché l'hanno vinta loro sia gara 1 che gara 3. Hai iniziato la serie di semifinale con Molfetta da assente, però davvero tante se ne potrebbero raccontare. Avete mantenuto la testa concentrata, volevate questo da grande squadra, una squadra da elevate pedigree. Beh sì, se vuoi vincere un campionato non puoi perdere la testa, certo, lo puoi concedere una volta, due volte all'arco di una stagione, perché è lunga, 10 mesi, un campionato, vabbè, folle, non so chi organizza questi campionati, non so, neanche un girone dantesco. Adesso questi poveretti di Ragusa devono andare a giocare ancora, però quindi se vuoi arrivare in fondo devi stare lì con la testa. Adesso questa grande festa, siete stati anche bravissimi tra terzo e quarto quarto a evitare i problemi fisici di Yasaitis e Cavalli. A parte del gioco abbiamo giocato 40 partite, anzi per fortuna qualche infortunio, qualche problema fisico è arrivato alla fine di gara 3 di finale, non prima. Giancarlo Favalli, davvero uno dei segreti di questa squadra, forse uno dei ragazzi con meno pedigree in questo roster, ma sei stato veramente la sorpresa e sei stato incredibile fino nel finale, quando i tifosi hanno temuto, dopo un contatto poi hai segnato tre canestri decisivi. Grazie. Sappiamo che il percorso che abbiamo fatto era molto difficile. Questa vittoria la dedico alla società, la dedico soprattutto ai compagni di squadra, e grazie a loro che sono emersi in questo piano. Avete difeso da grande squadra il primo piazzamento, vincendo sempre in casa, perdendo in trasferta, però avete mantenuto la concentrazione e dimostrato anche nel finale, all'infortunio di Yasaitis, di poter dare qualcosa. Siamo stati freddi perché la vostra forza è il gruppo, ma c'è un elemento importante come Yasa, ma la squadra è riuscita a stare compatta insieme e siamo riusciti a arrivare alla vittoria. Gli esterni, il segreto di questa squadra, tu, Patrick Gatti, davvero giocatori fondamentali, però come dicevi la coesione del gruppo è stato decisivo anche molto certo, tutti importanti oggi, veramente, al di là degli esterni, dei lunghi, tutti importanti oggi, anche lui. It's the four division, but for me, it's, you know, in my age it's difficult, you know, I'm, you know, not so young, you know, it's difficult, but
I played years, 8 years ago, and I remember everything, is how is the city, how is the fans, how is the club, was so great. They invite me to come here to play, and of course I want to come here to help for the team to win this trophy, and we won this trophy. It's amazing. No, non importa se è la quarta divisione, non importa, il club mi ha cercato, io mi ricordavo com'era la città, com'era il club, com'erano i tifosi, abbiamo vinto questo campionato, è bellissimo. La sintonia col pubblico davvero, le sue giocate apprezzatissime, è chiaro, dopo 7 anni rientrava, è davvero sembra una luna di miele mai finita. Piena all symphony with the fans after 18 you came back really it seems like time hasn't passed it's like I was like a couple years ago but the time is going so fast it's like difficult and you know the time is going fast but I'm getting younger and younger, you know? Sì, il tempo, sono passati 8 anni, ma è come se ne siamo passati di meno, perché il tempo vola, lui cresce sempre più, diventa sempre più vecchio, ma è come se fosse ringiovanito, sempre più. La domanda che tutti si fanno, se la conferma è già sul tavolo del direttore. Next year? I don't know, we'll see. Now we need to celebrate this trophy and then we will see. Grazie. Vedremo, abbiamo bisogno di festeggiare e poi vedremo. Coach Bolignano lo ha detto per tutto il playoff, mantenere la testa con massima concentrazione perché quel primo posto poteva davvero essere un vantaggio, siete stati straripanti in casa e avete anche sopperito a delle difficoltà non da poco, come alcuni infortuni che hanno privato anche il proscenio finale insieme a se gli assai stretti. Era il giusto coronamento di una stagione dove tutta la squadra ha lavorato, anche coloro che sono rimasti fuori dai 10, che hanno lavorato intensamente e duramente tutto l'anno sapendo di soffrire per poter arrivare a questo obiettivo. Questa squadra ha sofferto perché tornare da Ragusa mercoledì con una sconfitta anche abbastanza importante avrebbe demoralizzato tutti, invece loro sono stati bravissimi a rialzarsi e a combattere per 40 minuti anche contro le avversità, ma questa squadra dalla prima partita di campionato ha avuto problematiche di infortuni, abbiamo sofferto tutto l'anno cercando di coinvolgere tutti quanti gli effettivi e stasera credo che tutti hanno dato il loro in campo, quindi bravissimi, veramente bravi, è una vittoria importantissima per far rilanciare Capo Orlando nella pallacanestro che inizia a contare, almeno quella il primo gradino di quella nazionale, e soprattutto la dedichiamo al nostro presidente. Difesa marchio di fabbrica per tutto l'anno, ovviamente anche in finale, e la capacità di adattarsi ai giocatori avversari su tutti, quel Gaetano che tanto male ha fatto in gara 2 oggi ovviamente ha avuto grosse difficoltà. Ma ovviamente sapevamo che dovevamo cambiare difesa, perché la difesa che avevamo fatto a gara 1 aveva pagato, per la gara 2 no. Loro effettivamente hanno subito la nostra difesa sul pick and roll per 40 minuti e giustamente Renato Franco che è un grandissimo veramente giocatore, faccio i complimenti a lui e a tutta Ragusa augurandomi di poterli rincontrare l'anno prossimo nello stesso campionato di binazionale. Siamo riusciti comunque poi a portare a termine quello che come hai detto tu era il nostro DNA, la difesa, i campionati purtroppo senza le difese non si vincono, pensare di giocare un canestro io, un canestro tu, diventa molto difficile. Per chiudere, avevi detto che questi campionati possono servire anche a riaccendere quella fiammella, perché il basket non è mai sopito a Capo d'Orlando, questa sera davvero pubblico da Serie A. Credo che abbia dimostrato il pubblico di Capo d'Orlando di essere appassionato e competente, e siamo riusciti a portare dai 400 d'inizio anno oltre 2500 spettatori oggi qui in finale, e quindi per noi è sicuramente una cosa importantissima e ringrazio tutti i tifosi di Capo Orlando, anche coloro che oggi non sono potuti venire ma sicuramente ci hanno seguito da lontano.